Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio raccontare la storia di uno dei regolamenti di conti più sanguinari che c'è stato nella Camorra. Vi voglio parlare dell'assalto fatto alla masseria dei Nuvoletta di Marano il 10 giugno del 1984. In quell'assalto persero la vita tre membri della famiglia Nuvoletta. Tra i morti ci fu anche Ciro Nuvoletta, che era il più feroce dei fratelli Nuvoletta. In realtà le vittime furono quattro. A cadere fu anche un ragazzo di 28 anni che si chiamava Salvatore Squillace. Salvatore Squillace non c'entrava niente con la camorra. Si trovò solo al posto sbagliato, al momento sbagliato. I Nuvoletta di Marano, più che un clan della camorra, era una vera e propria famiglia mafiosa. Infatti i suoi membri erano stati combinati in Cosa Nostra. Erano alleati con i corleonesi di Salvatore Riina. Agli inizi degli anni 80, la famiglia Nuvoletta era uno dei clan più potenti che operavano in Campania. A comando della famiglia c'era Lorenzo Nuvoletta, che era affiancato dai fratelli Angelo e Ciro. Il loro quartier generale si trovava in una masseria che era situata in via Vallesana a Marano di Napoli. Agli inizi degli anni 80, in Campania, si è combattuta la più sanguinosa guerra di Camorra. Da una parte c'era la NCO di Raffaele Cutolo. La NCO è stata l'organizzazione camorristica più potente esistita in Campania. Dall'altra parte c'era la Nuova Famiglia, che era un consorzio della camorra. La Nuova Famiglia era formata da tutti quei clan che si opponevano allo strapotere di Raffaele Cutolo. Facevano parte della Nuova Famiglia il clan dei Casalesi. A capo del clan dei Casalesi c'era Antonio Bardellino. Antonio Bardellino era un ex membro della famiglia Nuvoletta, che agli inizi degli anni 80 si era distaccato dal clan dei Nuvoletta per formare il clan dei Casalesi. Poi c'era il clan Alfieri di Piazzola di Nola, con a capo Carmine Alfieri. C'erano i Galasso di Poggiomarino, i Giuliano di Forcella e tanti altri clan. In mezzo ai due schieramenti che si combattevano c'era la famiglia Nuvoletta di Marano. Durante il conflitto che ci fu tra la NCO e la Nuova Famiglia, i Nuvoletta di Marano si dichiararono neutrali. Ma di tanto in tanto prima si alleavano con una fazione e poi con l'altra, in modo da prolungare il conflitto. Questo loro comportamento non era visto di buon occhio dal capo dei Casalesi, Antonio Bardellino. Nel conflitto tra la NCO e la Nuova Famiglia persero la vita migliaia di persone. Alla fine a vincere la guerra fu la Nuova Famiglia. Terminata la faida, la Nuova Famiglia si schierò contro i Nuvoletta di Marano e il loro alleato, Valentino Giorno. I Nuvoletta prima, Lorenzo Nuvoletta in primis, i fratelli Nuvoletta dovevano essere quelli che dovevano difendere Alfieri indirettamente. Per Alfieri, me, Moccia e tanti altri, dall'aggressione di Raffaele Cutolo e dai suoi affiliati. Per cui abbiamo avuto modo già di dubitare della serietà di Nuvoletta. Invece, con Calvi, noi vedremo a sapere, cioè, ci sono già altri fatti che non sto qui a parlarne, che ci portavano a dubitare dell'onestà di Nuvoletta. Ma con il fatto che io vengo a sapere di Roma, il coinvolgimento di Casillo, il fatto di Calvi, Giuseppe Calò, cioè diciamo mafia, capiamo che Nuvoletta è un traditore. I Nuvoletta sono traditori e si stanno in certo qual modo, ci hanno traditi a noi, principalmente a Bardellino. Per cui questo ci portò a diffidare di Nuvoletta. Tanto è vero che Bardellino, in quelle riunioni di pacificazione, lui, nonostante che era il braccio armato di Nuvoletta, figlioccio di Lorenzo Nuvoletta, affiliato alla mafia, che poi Bardellino è stato un amico nostro, un amico mio, per cui ci ha raccontato un po' tutti i metodi mafiosi e tutto, dall'80 in poi, dall'81 in poi, per cui questo fatto, c'erano stati già, come dicevo prima, altri fatti ci avevano portato a dubitare di Nuvoletta. Questo fatto ci fa giurare che qualora, e personalmente a me Enzo Moccia, qualora avessimo vinto su Raffaele Cutolo, ai Nuvoletta in certo qual modo li facciamo responsabili delle morti dei nostri cari, di mio figlio, di mio fratello, del fratello di Alfieri. Per cui giurammo anche vendetta contro i Nuvoletta. Nel senso, questa è la cosa che Alfieri si può ricordare, Enzo Moccia,
Io dissi, se riesco ad ammazzare Raffaele Cutolo e Casillo, me ne vado a Parigi, Londra, in America. Però qualora tu, Antonio Bardellino, decidessi di ammazzare Nuvoletta, anche se io sto a 10.000 km, mandimi a chiamare che io vengo su da Nuvoletta con te. Questo fatto poi succederà. Antonio Bardellino e Carmine Afferi decisero di far pagare a Nuvoletta di Marano il doppio gioco che avevano fatto durante la guerra con la NCO e decisero di farlo in modo eclatante. Decisero di assaltare il loro quartier generale, che era il cuore del loro potere. Bardellino e Alfieri formarono un gruppo armato in cui inserirono tutti i loro killer migliori. La loro intenzione era quella di fare una strage in cui dovevano morire tutti i membri della famiglia Nuvoletta. L'assalto alla masseria di Nuvoletta avvenne il 10 giugno del 1984. I killer portarono con sé ogni sorta di arma. Avevano mitra, fucili e pistole. Inoltre erano muniti di giubbotti antiproiettili. E avevano indossato parrucche, barbe e baffi finti per non farsi riconoscere. Il comando entrò nel fortino e iniziò a sparare all'impazzata. Alla fine i killer riuscirono ad uccidere solo uno dei fratelli Nuvoletta, Ciro. Ciro Nuvoletta venne finito con un colpo dato in pieno volto dallo stesso Antonio Bardellino. Durante la fuga, uno dei killer fece esplodere un colpo di pistola in modo accidentale e colpì Salvatore Squillace. Salvatore Squillace era un giovane che faceva l'imbianchino e non c'entrava niente con la camorra. Quella mattina si trovava fuori al bar con gli amici a fare colazione. Salvatore Squillace morì poco dopo essere stato ricoverato in ospedale. Vi ripeto, il ragazzo non c'entrava niente con la camorra. Si trovò solo al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Ora vi farò ascoltare le dichiarazioni fatte a riguardo della strage dai collaboratori di giustizia, Domenico Cuomo, che era un ex membro della nuova famiglia, e Pasquale Calasso, che era un ex capo della nuova famiglia. Dunque, passando all'assalto alla tenuta di Nuvoletta, sì. Lei ha parlato di questo assalto, ha detto che c'era un gruppo numeroso, sì, che si è recato là, fra, sì, questi ha detto che c'era anche Autorino. Sì, Autorino è stato in macchina con me, io Autorino e lei lo Costantino. In secondo momento si è rotta una macchina per la strada, un BMW dei Bardellini, abbiamo caricato con, nella macchina nostra, un altro casalese anche. Eravamo tre macchine e un'altra macchina, non ricordo bene, doppio uno rubato, come era che stavano. Erano quasi, cioè, quattro macchine. Da parte vostra quante macchine erano? La macchina mia, che macchina era? Da parte del vostro gruppo e poi da parte dei casalesi? La parte dei casalesi erano due macchine, da parte nostra erano altre due macchine. Poi ha detto che a Torino era rimasto giù al cancello per vedere insieme se... Insieme a me. Che cosa, cioè, ricordi ad Autorino che cosa, sì, specificamente lui ha fatto? Lui a quell'epoca aveva un fucile, ce lo ricordo bene adesso proprio, Autorino aveva un fucile calibro 12 a canna lunga che non si poteva girare nella macchina. Io guidavo la macchina e lui si affianca a me. Lui non, allora il fucile che era lungo non si poteva nemmeno girare. E là lui stava dietro a me, a un altro casalese. Abbiamo rimasto al cancello perché là, quando abbiamo arrivato... Siamo arrivati a questa Poggio Vallesana, dovevano sparare Tonino Bardellino, Cesarano Ferdinando e Di Matteo Antonio, che conoscevano bene la Ciro Nuvoletta. Noi siamo rimasti io, lui, Pasquale Calasso, Lailo Costantino, vicino ai cancelli per guardare che c'erano. Appena che entrava dai Nuvoletti c'era una palazzina, se qualcuno sparava, non so, dalla finestra, da qualche posto. Noi guardavamo, avevamo tutto sotto controllo. No? Al ritorno, se ti ricordo, Geppino Torino, ha morto un'altra persona, che Giuseppe Rucca, ha sparato un proiettile di calibro 9 e ha ucciso quella persona davanti al bar. Se non ricordo bene si chiamava Squillante Salvatore. Ecco, come l'avete concretizzato questo proposito di ritorsione nei confronti di Nuvoletti? Chi e quando avete ucciso dei Nuvoletta? Bardellino nell'83 è stato arrestato a Barcellona, se ricordo bene, in Spagna, Madrid, Barcellona, a Barcellona. Bardellino, tramite sua amicizia, non so, aveva avuto un'amicizia, conosceva, tramite sua amicizia giudiziaria in Spagna, riesce a uscire. Manda un messaggio dal carcere, ha bisogno di una protezione. Io all'epoca mi feci il promotore di andarlo a prendere e di proteggerlo in Francia. Bardellino, quando esce, ci dice: è arrivato il momento,
sta arrivando il momento di aggredire in Nuvoletta, anche se noi sapevamo che ci andavamo a mettere contro, principalmente Bardellino rischiava di mettersi contro tutti gli elementi mafiosi che facevano capo a Nuvoletta. Questo fatto, siamo fine 83, inizio gennaio, Bardini riesce a uscire dal carcere e poi, una volta rientrato in Italia, nel giugno 84, matura questo fatto e con a capo Bardellino e altri 10-12 elementi, tra i quali io, abbiamo fatto istruzione nel, come possiamo chiamarlo, nel bunker di Nuvoletta. Lorenzo Nuvoletta si è salvato e rimase ucciso il più feroce di Nuvoletta, killer, che era Ciro Nuvoletta. La strage indebolì clan Nuvoletta, ma non lo mise in ginocchio. Mesi dopo ci fu la reazione del potente clan di Marano. Vennero uccise 5 persone che appartenevano al gruppo Alfieri Bardellino. Antonio Bardellino e Carmine Alfieri, per mettere una volta e per tutto fuori gioco il potente clan di Marano, furono costretti a fare una strage, la strage di Sant'Alessandro. Ma questa ve la racconto nel prossimo video. Allora ragazzi, la storia termina qui. In questo video vi ho parlato di un episodio legato alla camorra degli anni 80. Nel frattempo vi ricordo che sto realizzando il video sulla famiglia Madonnia, video che è incentrato molto sulla figura di Nino Madonnia. Dovrebbe essere online venerdì. Intanto vi chiedo di lasciarmi un like a questo video se il video vi è piaciuto. Aggiungete un commento sotto al video e fammi conoscere la vostra opinione. Soprattutto se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Ora vi saluto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!